benvenuti a questa iniziativa, alla presentazione di questo volume di Piano Valleri, che è una carta scartoffie volgente ai impiegati, scusate. Dunque, siamo partiti da un po' di ritardo, abbastanza ritardo, qui credo ci sono anche dei tempi di chiusura dei locali. Quindi io, se voi siete d'accordo, credo senz'altro d'accordo, rinuncerei comunque, sarebbe previsto un'introduzione, ma in realtà credo sia molto più interessante dare subito la parola ai presentatori effettivi del volume, perché naturalmente con Luciano c'è un rapporto di amicizia, di stima, di consiglio di parte su Allievo. Durante il corso della serata, dovendo coordinare il dibattito, magari mi servirebbe di dire qualcosa. E organizzerei le cose nel seguente modo. Direi che possiamo cominciare con la professoressa Paola Montefoschi, che è ordinario. Letterature comparate della nostra università, e quindi insomma il lato della, ecco, la piccola cosa che ho voluto dire è che questo volume si forza, ma magari ce lo dirà anche Luciano, si inserisce in una corrente che va prendendo piede soprattutto all'estero, quella del diritto e letteratura, che ha delle, aspetti molto interessanti di comparazione, eccetera. Quindi questo è il lato letteratura. E poi Luciano D'Alfonso evidentemente si occuperà del lato della politica, della burocrazia, del rapporto con la politica, insomma con le istituzioni. Credo che, come avviene in genere in questi casi, poi ci sarà spazio senz'altro per sentire cosa ha da dire l'autore sulle sollecitazioni che verranno fuori dalle presentazioni e dal dibattito. Io darei senz'altro la parola a Paola Montefoschi, perché direi di stare un po', insomma, forse è anche possibile fare un paio di giri, certo. Quindi magari state il primo giro un quarto d'ora, 20 minuti e poi... Senz'altro. Non so se questo funziona, non so come accenderlo. Allora, intanto ringrazio di questa precedenza, mi compiaccio perché ancora la cavalleria esiste, nonostante che noi donne abbiamo fatto di tutto con le nostre battaglie per... Allora, diciamo che mi sento un po' un pesce fuor d'acqua in questo contesto, però grazie al libro di Vandelli, di Luciano Vandelli, posso rimmergermi nel mio elemento, che è appunto quello della letteratura. E vorrei così fare qualche riflessione su questo libro, in cui, devo dire, il suo autore con molta sapienza ha fatto incontrare due mondi che sono un po' agli antipodi, come lui dice, il diavolo e l'acqua santa, cioè quello è il mondo della burocrazia e il mondo della letteratura. Così sarà un luogo comune. Comunque, il primo è il regno della quotidiana prassi, del grigiore della burocrazia, delle regole, della gerarchia. Il secondo è così all'insegna, cioè, diciamo luogo comune, all'insegna della creatività, della fantasia, della leggerezza, che altro volevo dire, della libertà. Visto che il punto di vista che mi è stato assegnato è quello dalla parte della letteratura, vorrei iniziare con dare una definizione di questo libro di Vandelli proprio dal punto di vista della letteratura. E cioè dire qual è la tipologia letteraria di questo libro. Questo libro rientra in un campo di studi che si definisce quello della tematologia, cioè lo studio dei temi e dei miti letterari, campo di studi che ha avuto vicende molto alterne, grande fortuna
all'epoca degli studi sul folklore, tra fratelli Grimm, gli studi sulle fiabe, e poi anche in epoca positivista. E poi ha avuto una battuta di arresto con è stato liquidato brutalmente questo campo di studi da Benedetto Croce, dall'idealismo primo novecentesco, dal pensiero intuizionista relativo sempre al campo dell'estetica. E attualmente invece è ritornato di grande voga, è brutto dire moda, insomma, comunque ha un grande successo, ma soprattutto è diventato, anche grazie alla disciplina definita letteratura comparata, è diventato un settore proprio strategico degli studi di letteratura. La presenza di un tema ricorrente che attraversa, con le sue infinite variazioni, l'opera letteraria. Ecco, per parlare di questo libro vorrei partire dalle conclusioni che fa una sorta di giustificazione finale delle ragioni di questo libro, e proprio per capire come è nato. Mi incuriosiva la genesi di questo libro e appunto nelle conclusioni leggo: abbiamo sfogliato, cos'è, un plurale maiestatis ovviamente, con modestia, sì. Abbiamo sfogliato romanzi e racconti, da Stendhal a Tolstoi, da Maupassant a Pirandello, abbiamo seguito feuilletons e romanzi a puntate, da Balzac a De Marchi, abbiamo assistito a commedie e pièces teatrali, da Gogol a Hugo Becchi, sfiorando il vaudeville con Courtelin. Abbiamo sfogliato poesie da Pushkin a Gil Parzer, fino ai nostri belli e giusti, e così via. Ecco, allora, devo dire, ho immaginato la genesi di questo libro analoga a quella di un libro uscito negli anni 90, che ha avuto una grandissima fortuna, forse qualcuno di voi lo conosce, il libro di Francesco Orlando, dedicato agli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Un libro di grande successo, e questo è un augurio, tra l'altro, che io rivolgo all'autore di questo libro. Ecco, nella sua nota introduttiva, Francesco Orlando parlava proprio di come era nata questa idea, la prima intuizione è venuta sul filo accidentale delle letture. Poi, naturalmente, in seguito a queste abbondantissime letture in libertà, la scoperta di una costante tematica, quella appunto dell'oggetto desueto, inutile, da rifunzionalizzare in letteratura. E poi, cito proprio dalla sua introduzione, gli era venuta l'idea di registrare in un quaderno certi passi di letteratura prima ancora di fare una riflessione da cui mi risultasse che valeva la pena di continuare a farlo in modo sempre più metodico. Poi ecco l'intervento del metodo, una sistemazione del tutto, e quindi da questo approfondimento metodico il risultato finale di un gran bel libro. Ecco, devo dire che la stessa cosa mi pare sia avvenuto con il libro di Vandelli, cioè il punto di partenza è stato, se non mi sbaglio, se non mi inganno, la sua cultura letteraria, non tanto la sua competenza di burocrate o altro, la sua cultura letteraria e la ricchezza, l'ampiezza delle sue letture, libere, non sistematiche, immagino, ecco, potevo immaginare. Da questa lettura poi la scoperta di un rapporto ricorrente da un certo momento della nostra storia, della storia della letteratura,
che coincide con la nascita della società borghese, la scoperta di questo rapporto ricorrente che lega il mondo della letteratura e quello dell'amministrazione pubblica sotto due forme, due aspetti diversi. E il primo aspetto è quello della relativa proprio allo specifico, relativo allo specifico letterario, e che riguarda proprio quel campo di studi di cui vi dicevo prima, la tematologia. Cioè, da un certo momento in poi, nella storia della nostra letteratura, della letteratura, io dico nostra, sapete, ma la, come dicevano i fratelli Schlegel, la letteratura è patrimonio del mondo, quindi della letteratura, ecco, da un certo momento in poi il rigido burocrate, il grigio funzionario statale, il trabetto, il mezze maniche, il passacarte, come lo si vuole definire, è stato elevato alla dignità di oggetto poetabile, è diventato protagonista della, è diventato tema letterario. Protagonista assieme al suo ambiente di lavoro e anche alla sua condizione esistenziale, di opere che appartengono appunto alla nostra modernità letteraria. E direi soprattutto personaggio romanzesco, perché se, come afferma Lukács, che è stato citato da Vandelli, l'arte, la letteratura è il rispecchiamento del reale, e il romanzo è il genere che meglio rispecchia l'età borghese, era abbastanza naturale che un personaggio nato assieme alla classe borghese, come quello appunto dell'impiegato, impiegato pubblico, diventasse l'eroe antieroe del romanzo. Beh, pensiamo per esempio a Balzac. Balzac, che all'oscuro personaggio appunto dell'impiegato pubblico ha dedicato molte pagine, come ricorda l'autore, molte pagine della sua Comédie Humaine. E quando scriveva, andava edificando questa mole immensa di questa sua opera, lui non aveva la consapevolezza di essere romanziere, anzi rifiutava la definizione di romanziere, ma si definiva segretario della storia. Ecco, allora in tale ottica direi che il libro di Vandelli, più che un'apologia letteraria del pubblico impiegato, come scherzosamente recita il sottotitolo, non parliamo di monumento, assume direi lo spessore di una diagnosi lucida, spietata, ironica, un punto di grottesco, derisoria, proprio della società borghese in cui noi ci troviamo ancora a vivere. Professore, vecchio professore d'università, diceva: il capitalismo ha i secoli contati. Siamo ancora nella nostra società borghese, capitalistica, con tutti i suoi pregi e difetti. Quindi diagnosi di una società con al centro questo stereotipo umano. Poi mi dirà se sbaglio. Abbiamo parlato di nascita di società borghese, che coincide anche con questo incontro tra mondo della burocrazia, del mondo impiegatizio, amministrazione statale, eccetera, e mondo letterario. Ecco, direi che la nascita proprio di questo rapporto
si potrebbe individuare o diciamo riferire a un grande iniziatore, iniziatore della modernità, che è stato Goethe, nel suo romanzo di formazione, il Wilhelmmeister. Lui ha drammatizzato proprio questo dialogo tra due mondi opposti attraverso un in certi punti esilarante dialogo tra il protagonista, il giovane Wilhelm, a cui era affidata la parte del difensore dell'arte, della letteratura, del teatro, e dall'altra il cognato impiegato nell'azienda familiare, Werner, al quale viene affidata la parte del difensore appunto del piacere del lavoro da impiegato, e che si produce in una sorta di elogio, in certi momenti veramente esilarante, come dicevo prima, della partita doppia. Ecco, si può fare un elogio della partita doppia. Ecco, brevemente vorrei dire qual è il secondo punto di vista in cui affronta Vandelli questo rapporto, questo incontro tra mondo della burocrazia e letteratura, che è un punto di vista a questo punto di tipo sociologico. Cioè lui nel corso di queste sue letture si è reso conto che nella biografia di moltissimi dei maggiori scrittori moderni e contemporanei c'era un secondo mestiere, e questo secondo mestiere, proprio per guadagnare il pane, dipendeva un po' dal era l'impiego statale, cioè lo Stato si sostituiva, e qui c'è una sottile osservazione dell'autore del libro, si sostituiva ai grandi mecenati di un tempo. E tornando a Goethe, possiamo dire che l'ultimo emblematico mecenate è stato proprio il duca di Weimar, Augusto Carlo di Sassonia, che aveva invitato il Goethe, che peraltro era benestante di suo, alla sua corte per studiare, per fare letteratura, per inventarsi il teatro nazionale tedesco senza avere problemi di economia. Ecco, gli scrittori dell'età borghese hanno dovuto invece fare i conti con il loro secondo mestiere. Io avevo qualche altra osservazione, insomma ne posso anche parlare dopo. Ecco, un'ultima cosa che mi interessava sottolineare, il secondo mestiere, perché come in modo molto sottile rivela Vandelli, in realtà il mestiere, quello di impiegato, era sempre considerato secondo rispetto al primo mestiere, che era quello letterario. Ecco, e un esempio è uno citato, quello di Stendhal, che in un suo diario dice: Dio mio, non posso lavorare perché c'ho troppo da fare sul fronte appunto dei suoi impegni pubblici, e il lavoro era il lavoro della scrittura. E un altro esempio appunto è Kafka, perché anche per il solertissimo impiegato Kafka il vero tavolo di lavoro era la sua scrivania di scrittore notturno, con tutti i problemi, ma qui ci sarebbe da fare tutto un discorso su Kafka e il demone della scrittura, questo suo desiderio del libro perfetto, assoluto, che a un certo punto, e la coscienza della sua insufficienza, che a un certo punto lo portano a chiedere all'amico Max Brod di distruggere la sua opera proprio perché è considerata imperfetta. Ecco, io cedo la parola a...
sarà modo di tornare nel suo lungo giro, perché abbiamo, insomma, adesso stiamo andando bene, contenti. E allora Luciano, passo direttamente a te la parola. Io ringrazio molto il professore Civitarese, che ha reso possibile, diciamo, la tematizzazione di questo interessante e intelligente sforzo editoriale del professor Vandelli, che io non conoscevo, diciamo, nella veste di scrittore, come si può dire, riflessivo addirittura sulla letteratura di origine burocratica. Io l'ho conosciuto, l'ho stimato e lo ammiro per quello che ha fatto dal punto di vista, diciamo, della competenza giuridica e della competenza in campo del diritto amministrativo. E mi ricordo, e mi fa piacere dirlo in questa occasione, un suo contributo inarrivabile per altri per quanto riguarda il buon governo della provincia di Bologna e anche il buon governo della regione Emilia-Romagna. Lo dico in una sala come questa, poiché in questa sala qualche volta a Pescara e l'Abruzzo sono stati claudicanti nell'immaginare un ingrandimento territoriale, economico ed istituzionale, e io invece invitavo questi amici a competenza politica a guardare alle esperienze dell'allora provincia di Bologna, che ti vedeva assessore, diciamo, con premura alla vasta area, e poi a guardare anche a quello sforzo di buon governo riuscito della regione Emilia-Romagna quando tu curavi le attività riferite alle riforme istituzionali. Grosso modo era quello, diciamo, il campo del tuo impegno istituzionale. Sono contento adesso di averti, diciamo, con una dimensione meno impegnativa ma allo stesso modo coinvolgente. Su questo voglio dire il mio pensiero. È utilissimo in questo frangente una riflessione riguardante il che cosa c'è dentro la dimensione di lavoro della burocrazia. Io ho voluto leggere questo libro, naturalmente con la sollecitudine che riguarda questi miei giorni di ripresa di impegno politico e civile, perché sapevo che potevo trarre qualche elemento anche di ispirazione, di motivazione in più per cercare di fare bene in una nuova stagione che riguarderà l'Abruzzo. E perché ritengo di avere preso per mano qualcosa di oggettivamente interessante? Intanto perché si fa luce sul fatto che giganti della letteratura italiana si sono occupati anche di lavoro istituzionale ed amministrativo. Io non avevo scoperto che Kafka avesse un contratto di dipendenza dalla pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione che nello specifico si occupava di garantire i lavoratori dagli infortuni del lavoro. Lui è stato un dipendente dell'istituto che assicura o assicurava al tempo i lavoratori rispetto ai rischi, agli infortuni. E sapere che Kafka anche su questo piano sia risultato puntualissimo, meticoloso, davvero teutonico dal punto di vista della capacità di mettere in campo il prodotto di qualità di lavoro. Così come non sapevo che c'è tutta una schiera di intellettuali apprezzatissimi che hanno avuto modo di assicurarsi il da vivere, e non solo questo, attraverso un contratto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Stendhal allo stesso modo, Gogol ed altre figure della letteratura moscovita. Mi piace per esempio scattare una fotografia. Come mai nella letteratura riferita al tema italiana, nella letteratura italiana riferita al tema, la figura del burocrate esce come figura, diciamo, rimpicciolita, millimetrica, quasi liofilizzata, invece nella letteratura delle altre dimensioni nazionali, dei letterati che se ne sono occupati di scrivere e di riflettere sul lavoro, alle dipendenze della pubblica amministrazione, il civil servant esce come un gigante. In particolare il letterato occasionale, tra virgolette, della Prussia configura il burocrate come una figura fondativa della condizione statuale. Io credo che questo si possa spiegare anche
con il richiamo all'idea che abbiamo sempre avuto in Italia, senza qui adesso dilungarci, del rapporto duale cittadino-statualità. E si riflette anche in questa raffigurazione da rimpicciolimento della grandezza, della funzione e del servizio. E mi pare anche interessante mettere in evidenza un fatto. Come mai ci sono stati questi esperimenti, queste espressioni straordinarie di bravura? Perché chi riesce a fare letteratura valente nei secoli, siamo davanti a questo a delle espressioni di oggettiva competenza. E come mai molte volte la pubblica amministrazione, nel suo essere datore di lavoro, non se ne accorge che ci sono questi casi di così oggettiva bravura? Che cos'è che fa essere un dipendente addirittura bravo nel tempo liberato dal lavoro, nel diventare letterato di successo, e magari non diventa interlocutore di una riuscita progressione di carriera? Ecco, io vorrei, e credo che sia questo lo specifico del mio contributo, prendere come paradigma di lettura di questo libro, anche per la passione che ho, questo taglio di lettura. Perché nella pubblica amministrazione noi siamo portati ad approcciare al dipendente pubblico più come un problema anziché che come una risorsa? Nonostante che il professor Vandelli ci aiuta a cogliere come giganti della letteratura avessero a fine mese un rapporto di stipendio e di lavoro con il datore di lavoro pubblico. Ecco, su questo dobbiamo sprigionare una capacità di riflessione che ci porta poi a delle accortezze e anche a degli accorgimenti. Che sarebbe lo Stato senza la pubblica amministrazione? È concepibile? Ragioniamo con la logica della coppia tematica fatto contrario del fatto. Se il fatto è l'esistenza della pubblica amministrazione, proviamo a immaginare, è concepibile uno Stato senza la pubblica amministrazione? E dove lo Stato ha una consistente pubblica amministrazione, il prodotto del servizio pubblico è un prodotto rinvenibile con la qualità o è rinvenibile senza qualità? Il professor Vandelli nelle ultime pagine mette in evidenza come non è vero che la consistenza numerica della pubblica amministrazione costituisce l'impaccio, l'inciampo e l'impedimento al funzionamento dello Stato di benessere, del welfare state. Anzi, lui mi pare che incoraggi ad entrare nel merito, a non fermarsi, diciamo, all'esterno o all'ingresso di una discussione tematica. Io penso che su questo noi dobbiamo lanciare una riflessione che esaurisca la questione. Perché molte volte il dipendente pubblico riesce solo ad estraniarsi e non a mettersi dentro da protagonista? Che cosa è mancato? È mancata la progressione di carriera? È mancata la corrispondenza economica al termine del mese lavorativo? È mancata l'evidenza sociale del lavoro pubblico? Io quando ho fatto il decisore pubblico ho sempre pensato che in cambio del reddito si produce il lavoro, però poi per cercare di avere un di più di motivazione, di coinvolgimento, ci dovesse essere da parte del datore di lavoro un di più di corrispondenza, e noi l'abbiamo immaginata e declinata così, assicurando evidenza sociale al lavoro di quella unità o di quelle unità, facendo in modo che si determinasse appartenenza tra il lavoro della pubblica amministrazione e anche il rapporto di immediata corrispondenza con la comunità, fare in modo che la comunità percepisse che quel prodotto lavoro che fa la comodità della comunità è prodotto esattamente da quei dipendenti. Quante volte mi avete sentito citare nomi e cognomi di chi ci ha lavorato? O quante volte avete visto voi parlare chi ha lavorato in quel segmento di produzione della pubblica amministrazione? Determinare un'appropriazione del lavoro da parte di chi lavora. Fare in modo che si senta protagonista, che veda la fine del suo lavoro. Io ero un fanciullo nel mio piccolo paese di Letto Montello e vedevo mio padre dipendente delle poste, che tornava a casa,
avendo ogni giorno fatto il suo dovere nel senso del rispetto delle procedure, delle circolari, degli snodi procedimentali. Però io non lo vedevo pieno e arricchito dei risultati raggiunti, né lo vedevo capace di raccontarmi i risultati raggiunti, nonostante che lui ha studiato bene, oggi è ancora capace, diciamo, di parlare in latino, è del 35. Poi vedevo un amico presso il quale io mi andavo a riposare ascoltando il suo dialetto, che faceva lo spaccapietre, e dopo che aveva finito a spaccare le pietre era capace di fare opere di bricolage inarrivabile. E io vedevo la soddisfazione dell'uno, Alessandro si chiamava, e l'incapacità di essere soddisfatto dell'altro, perché di quel prodotto lavorativo che vedeva mio padre il direttore, lui non ne vedeva la fine in ordine all'incontro col destinatario utente o consumatore. Io non lo so se questo mi ha orientato quando sono diventato io temporalmente datore di lavoro, anche se con condizione, diciamo, di responsabilità politica, però non ho mai immaginato che un parco, un ponte, una scuola, una fontana dovesse tenere nascosti coloro i quali avevano fatto prodotto intellettuale o prodotto materiale. E mi ricordo anche una frase bellissima di uno degli ultimi presidenti della Camera di Cibili Raccontabili, Bertinotti, quando cercò di fare non l'apologia letteraria del pubblico impiego di cui c'è bisogno, ma fece l'apologia del lavoro manuale, conferendo dignità al lavoro manuale perché fa vedere l'esito del prodotto, perché c'è l'esito del prodotto. Io giorni fa ho letto su quel giornale, tutti i giorni leggibile, che è il Corriere della Sera, una bella riflessione di Sapelli, di Giulio Sapelli, che ci invitava a prediligere le aziende che non hanno dimenticato di fare il lavoro e che non si rassegnano a fare intermediazione. Grosso modo, per avere detto una cosa di questo tipo una volta, mi sono ritrovato semi indagato, perché manifestai soddisfazione perché un contratto finì assegnato ad un'impresa capace di fare il lavoro e non capace solo di fare contenzioso o intermediazione amministrativa. Allora io credo che il datore di lavoro della pubblica amministrazione debba evidenziare il senso della propria dedizione. Io mi ricordo la soddisfazione di Sabatino Di Giovanni, tra l'altro vinto da una malattia in quei giorni. Lui ha curato procedura amministrativa, procedura progettuale, procedura finanziaria, procedura esecutiva della rinascita dell'Aurum. Noi lo facemmo parlare, lo ringraziammo, gli intestammo quella vittoria. Beh, io credo che lui abbia avuto qualcosa che vale di più del denaro. Come mi dice un grande imprenditore, fino ad una certa cifra il denaro ha valore, sopra quella cifra il denaro produce vizio. E lui dice che il vizio si chiama la droga, dice lui. Io non dico questo perché non ho una lettura monotematica, però credo che dopo il denaro, come corresponsione rispetto ad un dovere eseguito, ci debba essere il riconoscimento pubblico. Il riconoscimento, il riconoscerci sì in una prestazione intellettuale o materiale. Ma continuando quell'attività di lettura che cerco di portare avanti, che cosa sarebbe lo Stato senza la pubblica amministrazione? È concepibile il raggiungimento della sua missione, parlo dello Stato, senza un'articolazione di forze intellettuali, forze fisiche, forze umane, che faccia sì poi che quegli obiettivi vengano raggiunti? Quando nasce la pubblica amministrazione? Io ho avuto la fortuna all'università di avere tra i miei professori Gianfranco Miglio, del quale si può non condividere la direzione di marcia del suo pensiero politico, ma di sicuro il rigore intellettuale e accademico è riconosciuto da tutti, anche da chi è stato ai suoi antipodi come Massimo Cacciari. Cacciari non ha mai tralasciato uno degli inviti di Gianfranco Miglio, quando si è trattato di ragionare di organizzazione dello Stato, non dal punto di vista del diritto pubblico, del diritto costituzionale, ma come storia dell'istituzione politica. Quando nasce e dove nasce in principio l'organizzazione delle risorse umane per raggiungere un risultato a valenza collettiva?
Miglio ci raccontò e ci insegnò all'interno delle comunità religiose. Il primo principio di organizzazione pubblicistica, nel senso che drena forze collettive per raggiungere obiettivi a valenza collettiva, è la comunità religiosa. Lui diceva la comunità di San Domenico fu la prima a stabilire regole di comando e regole organizzative che poi sono state replicate nella statualità vera e propria. E perché serve l'organizzazione collettiva? Serve per raggiungere risultati che consentono poi i diritti. E tra i diritti c'è un diritto che secondo me dovremmo declinare di più anche nei territori, è il diritto alla comodità della vita, per esempio. Leggere ieri su un giornale locale che da una parte si fa bene per la sanità, e non so che cosa si sta facendo bene, dall'altra parte 350 persone che hanno fatto a botte o a cazzotti per avere il diritto ad una diagnostica all'altezza civile, io non lo so se questo è esattamente quello cui noi dobbiamo tendere come massima performance della pubblica amministrazione. C'è da organizzare una rivisitazione anche delle ambizioni, degli obiettivi, sapendo che il raggiungimento degli obiettivi non è né a portata di solitari giganteschi, né a portata, diciamo, della follia che si colloca oltre la legge. Noi dobbiamo essere capaci di concepire un cammino ordinato, nutrito da regole, da procedure di qualità, da risorse finanziarie, da risorse umane, ma anche da risorse che io chiamo di prefigurazione di una realtà migliore, da risorse programmatorie. E ci sono stati prestatori d'opera capaci di fare bene e poi capaci di consentire la misurazione del bene fatto. Mi sono fatto un elenco di civil servant italiani straordinari che non solo hanno detto le cose, ma le hanno fatte le cose, e hanno fatto carriera, e hanno guadagnato anche una condizione di benessere, e che oggi vengono ricordati, hanno le strade intitolate a Roma, a Milano. Uno come Gianni Biglia, direttore generale dell'INPS, che Mario Collevecchio di sicuro ha conosciuto, e allo stesso modo il rettore Occhiocupo. Biglia ha preso l'INPS quando per avere la pensione di anzianità dall'INPS ci volevano gli anni di servizio, la telefonata del sindacalista influente territoriale e magari la lettera del ministro voglioso della regione. L'ha presa quando l'INPS faceva così nei confronti dei suoi destinatari e l'ha portata invece a organizzare una totale automaticità di reazione nei confronti dell'attesa di diritto, scommettendo sulla tecnologia, scommettendo sulla formazione umana, scommettendo anche sul lancio in avanti del sasso della prestazione, in maniera tale che ognuno si sentisse parte di un sistema. Biglia ha fatto questo all'INPS, lo ha fatto Giuseppe Falcone, la Cassa Depositi e Prestiti. Se oggi noi abbiamo un tesoro che i malevoli dicono che qualcuno sta progettando in Germania di prendercelo, che è la Cassa Depositi e Prestiti, è perché Giuseppe Falcone, in 60 anni di onorato servizio, ha organizzato una comunità sempre crescente di persone che ha fatto sì da organizzare procedure, risparmio, regole, meccanismi decisionali che prediligessero il bene di quell'istituto. C'è una riflessione di Kafka su qual è la migliore performance possibile del suo datore di lavoro, che era l'istituto di assicurazione, e fa una comparazione tra il dovere di chi ci lavora e il diritto di chi sta all'esterno, e trova un punto di equilibrio intelligentissimo, del quale lui scriveva anche relazioni per il suo direttore generale, e addirittura ne parlava anche durante la sua corrispondenza scritta alla sua fidanzata. È straordinario scoprire il Kafka anche di questo profilo, diciamo, di dipendente pubblico. Ma ricordare prefetti come Carmelo Caruso, che davanti al fatto che fuori dalla stazione Termini tutte le donne cittadine nuove corressero il rischio di essere violentate, e c'era la polizia normale fuori dello spazio della stazione, dentro la stazione ci stava la polizia ferroviaria intubata all'interno di quei palazzi, c'era una specie di striscia di Gaza nella quale non c'era né la polizia ufficiale né la polizia ferroviaria. Lui fece un comitato provinciale dell'ordine pubblico che si inventò lui e combinò, meticciò le competenze di queste due polizie, lo fece lui per primo,
e venne in un qualche modo applaudito da tutta la comunità metropolitana di Roma. O il primo direttore generale delle ferrovie, Bianchi, che proveniva dalla Sicilia, dalla indebolita lettura di tutti della Sicilia. E ancora Carlo Mosca, il prefetto Carlo Mosca, che ha difeso la sua autonomia davanti ad un ministro della Repubblica e anche a un sindaco della nostra città capitale d'Italia che voleva prendere le impronte digitali ai bambini rumeni. Lui ebbe un impeto, io dico doveroso, di autonomia, dicendo io non lo faccio fare questo, e gli hanno tolto la prefettura di Roma. Soltanto Napolitano e la comunità di Sant'Egidio lo hanno difeso ed è diventato per questo poi consigliere di Stato. Poi il generale Rolando Mosca Moschini ha riempito i vuoti di una normazione europea che non prevedeva presidi di sicurezza nella architettura istituzionale dell'Europa. Quello che ha fatto Mosca Moschini lo sanno tutti, anche nelle aree di crisi dell'Europa, interpretando nella maniera più avanzata la sua bravura. Perché faccio questi esempi? Se ne parla nel libro di Vandelli. Non è vero che l'intelligenza viene messa in soffitta da chi lavora nella pubblica amministrazione. Non è vero che si diventa cretini o si parte cretini per chi lavora nella pubblica amministrazione. Ci sono delle belle performance. Come fare in modo che le bravure che stanno dentro la dimensione personale di un dipendente pubblico diventino bravure al servizio della prestazione professionale? Io non voglio citare perché... non voglio fare captatio di benevolenza, ma Mario Collevecchio ha istituito il settore programmazione all'interno del Ministero dei Trasporti, lo ha istituito e lo ha coltivato. E guardate che se c'è un'esigenza nel mondo delle infrastrutture dell'Italia, della trasportistica, della logistica, la programmazione, che tenga conto di quello che vogliono e fanno tutti nei territori. Quante volte la programmazione è stata, diciamo così, dentro di sé conflittuale, quasi irreale o arealistica. Ecco, allora lavoriamoci. Io per parte mia concepisco un grande obbligo di formazione, un grande obbligo di considerazione e di evidenza sociale per chi fa il lavoro del civil servant, sapendo che ci aspetta una stagione impegnativa, professore, lo dico adesso alla dimensione, diciamo, istituzionale e governativa che è dentro di lei e che anche tra i suoi pollici. Noi dobbiamo metterci tutti insieme per riprendere una stagione di fiducia che informi di sé l'economia, che travolga l'economia, che la travolga in positivo, facendo in modo che i giorni dei mesi futuri siano giorni più sorridenti e che le riforme, quelle che si faranno, siano riforme che danno qualcosa in più e che non siano all'insegna delle riforme di quest'ultimo tempo passato. Ogni riforma toglie qualcosa e determina qualcosa in meno. Dobbiamo fare in modo, insomma, che ricominci un rapporto di fiducia tra la decisione pubblica e la vita delle persone. I poteri ci sono, le risorse finanziarie possono essere anche recuperate attraverso un intelligente utilizzo dei poteri. C'è bisogno di produrre idee, c'è bisogno di mobilitare le risorse umane. C'è una norma straordinaria, lo dico anche al rettore Occhio Cupo, ma lo dico a Stefano Civitarese, al professor Vandelli. Io di questa attività normativa che ha prodotto il governo Monti, diciamo che ne condivido il 49%. Di questo 49% c'è una norma che mi affascina, mi convoca, è quella che è contenuta nella legge 32 del 2012, che va sotto il nome dei contratti sperimentali della pubblica amministrazione. Cioè io riesco a concepire quasi, per alcuni obiettivi riconosciuti fondamentali e necessari, una specie di denormativizzazione dello Stato. Come si fa a mettere in campo questo straordinario strumento se non c'è un clima, una condizione, se non c'è la giusta dimensione della comunità? Io me la sento di fare in modo che in Abruzzo si utilizzino questi strumenti innovativi. Al porto di Pescara, lo voglio dire ai cittadini di Pescara che sono qui, ma anche a quelli che hanno un rapporto con la città di Pescara, con la sua economia, noi abbiamo avuto insediato un commissario con fonte di legittimazione presenza del Consiglio dei Ministri, che nei fatti non ha utilizzato i poteri contenuti in quella norma.
quella condizione di commissario extra ordinem evocava la possibilità di usare strumenti straordinari, che ci avrebbe risparmiato 12 mesi di dolori e 12 mesi di 12 milioni inutili, perché sarebbe costato di meno. E perché accade che un potere così consistente non venga utilizzato? O perché non c'è la consapevolezza della realtà alternativa che rimane, o perché non si coglie la fondamentalità di quel lavoro. E su questo è una questione del livello di riflessività della comunità politica, della realtà istituzionale. Un libro come questo ci stimola. Un senatore bravo della Repubblica Italiana eletto in Abruzzo, D'Angelo Sante, diceva che a volte la comunità politica ha bisogno di pugni allo stomaco. Io rinvengo anche un pugno allo stomaco da parte di questo libro. Allora, sono emerse da questo primo giro molti stimoli dai due lati, dai due punti di vista evidentemente diversi, che hanno letto questo libro. Come potevamo aspettarci, Luciano D'Alfonso vede nel rapporto tra la politica e l'amministrazione, che è il punto di vista che naturalmente lui necessariamente assume, perché è quello che vive, che ha vissuto, insomma, nella esperienza politica, vede qualcosa che in qualche modo è forse nella parte ancora da venire, forse ancora da descrivere nella letteratura, forse degli anni, i nostri anni contemporanei e di quelli futuri, cioè un'amministrazione che si allontani dal modello, diciamo, dell'assenza di fantasia che ci veniva ricordato prima, e che invece faccia della... E chiaramente questa è una sfida molto difficile, che appunto sarà raccontata probabilmente da Luciano anche in una futura occasione. Io, prima di chiedere, invitare chiunque volesse fare un intervento, domande, e poi dare la parola, se è d'accordo, all'autore, c'è anche la possibilità naturalmente di aggiungere rispetto in particolare a quello che diceva Luciano D'Alfonso, c'è una parte in cui, verso la fine, insomma, quando si tracciano un po' le conclusioni di questo percorso, che nasce sicuramente dalle letture, questo posso testimoniarlo, perché insomma, si vede, chiunque legge il libro e poi conosce Luciano D'Alfonso sa che è un lettore di quelli voraci, insomma, è uno che a casa sua ha la biblioteca di palazzo, che mette a disposizione, un po' perché forse non sa dove mettere i libri che sono dentro casa, un po' perché è una forma di socializzazione della lettura molto, molto, e quindi credo che sia corretta la lettura iniziale di Paolo Montefoschi. Però poi naturalmente, essendo un libro che vuole riflettere sulla condizione in quelle due dimensioni che diceva Paolo Montefoschi, cioè il letterato burocrate, ma poi il letterato che ci dice qualcosa sulla burocrazia e quindi in fondo sull'amministrazione, qualcosa di utile anche per gli studiosi del diritto pubblico, e quindi in questo probabilmente credo sia forse il primo caso di un libro che potrebbe essere annoverato in quella nuova corrente che ha molta fortuna soprattutto nei paesi anglosassoni, appunto, di diritto e letteratura, che serve ad entrambi i lati però della, no? È una comparazione che serve a dirci delle cose interessanti tanto per i giuristi quanto per i letterati. Io per parte mia inviterei magari, se crede naturalmente, oltre che a reagire alle cose che sono state dette finora, anche a appunto dirci la sua idea, che poi è nell'ultima parte, qualche domanda finale su questo punto. Cioè, lui dice alla fine, abbiamo parlato del passato, pagina 268, l'ultimo, credo, paragrafo del libro, uno degli ultimi. I miseri impiegatucci e i tronfi funzionari, le ansie da carriera e le rassegnate prostrazioni, i labirinti procedurali e la voglia di riforme,
le prassi corrotte e le impreviste generosità. Tutto questo mondo ha ancora senso in un'epoca tecnologica globale liberalizzata? Oppure, ed ecco la domanda che si faceva rispondendo negativamente, diciamo, avremo un futuro senza amministrazione? E aggiunge che dove le cose funzionano bene ci sono forti amministrazioni del tipo di quelle che vorrebbe Luciano D'Alfonso, cioè i paesi scandinavi. Però non so quanta strada occorrerà fare in Italia, se siamo in grado di almeno aspirare, non dico di arrivare a quelle vette. Quindi io direi che darei spazio a qualche domanda, a qualche intervento. Prego, non so se volete venire qua o fare. Senti, io sono un medico, io ho parecchio da dire, perché io mi sono stufato, mi chiedo sempre le stesse cose e lo dirò sempre fino a quando morirò. Vogliamo? Allora, se vuole prendere il microfono, sennò gli altri no, ma non mi faccio vedere. No, magari si alzi in piedi, così si sente, sennò non siamo più. Un po' sordi. Allora, avvicinati. Come si fa? Allora, la colpa di questo stato di cose, sia nell'economia e sia nell'amministrazione, è colpa della politica. Cioè, è inutile che colpa sull'economia, la colpa è della politica. Fanno comandare i banchieri, gli assicuratori, allora, è la politica non fa. Le regole, bisogna stabilire le regole, se non mettiamo le regole loro faranno sempre i porci come di loro. Come adesso parliamo dell'amministrazione, nell'amministrazione in qualsiasi ambiente, fin quando ci saranno le raccomandazioni, noi non possiamo più parlare di bella, buona amministrazione. E se non togliamo questo cambio dalla nostra società, noi non andremo avanti. E poi, e dovremmo fare come la Francia. Oltre che levare le raccomandazioni, i sotterfugi politici, le angherie dei politici sull'amministratore, questo deve finire, perché a me non me ne frega niente se il governo è destra, sinistra e centro. L'amministrazione deve fare quello che deve fare, i concorsi li vincono chi li deve vincere, con regole certe. Io sono nella sanità e tuttora si fanno i concorsi tutti truccati, cioè è una vergogna nazionale, ma non è solo nella sanità, pure io lo sento nella giustizia, negli altri ambiti, è uno dei tanti settori, che la sanità è la più importante, dopo la scuola, o insieme alla scuola, e purtroppo pure nella scuola ci sono delle cose storte. Allora, e dopo si deve pensare che si debba fare ancora un'altra opera, perché per migliorare la pubblica amministrazione dobbiamo fare come la Francia, cioè non è che possiamo dire noi facciamo il dirigente, creiamo il dirigente così, sorge così come un buco, perché quello là viene da una famiglia ricca, buona, che oppure ha fatto una vita molto onesta, e quello viene fuori diventa il massimo. Ma questo non si può fare solo così, in Italia non può essere affidata al caso. Come si fa in Francia? Si fa la scuola, si fa una scuola seria, senza raccomandazioni, in cui si prepara il futuro dirigente di qualsiasi amministrazione sanitaria, scolastica, in tutti gli ambiti, industriali, pure nel settore industriale. Grazie. Posso? Amministrazione ferruginosa, ne sentiamo parlare da decenni e decenni. Colora tutto in questo mondo così, dove siamo attivi ancora, ma la domanda, penso, se l'ho interpretata, della professoressa all'inizio, nominando eminenze letterarie, quali Kafka o il giovane Goethe, Viaggio in Italia, come le conciliamo queste due cose? Come conciliamo il fatto che un amministratore, che io immaginerei come uno dell'Ottocento, i primi del Novecento seduti a tavolino, con sempre le stesse regole, sognare o esprimere se stesso attraverso la letteratura? Ebbene, penso che questo sia avvenuto. Lei, con un po' di enfasi e tanta cultura, ha dato questo messaggio, ma ci ha posto una domanda.
E questo ha ragione il signore, il medico, solo un'amministrazione non ferruginosa può risolvere. Benissimo, che uno che sta in una pubblica amministrazione si voglia sollevare attraverso la cultura, bellissimo, ma c'è bisogno di amministrare, come dice Luciano D'Alfonso, per proiettarsi verso un futuro e forse far dialogare il fatto di amministrare con anche il dominio che oggi ha il computer e quant'altro. Prego. C'era Mario Colevecchi che ha chiesto la parola, poi c'è il signore. Sì, io volevo brevemente intanto salutare Luciano Vandelli. Ho avuto così il piacere di avere questo libro un po' in anteprima, perché a Bologna me l'ha consegnato anche una bella dedica. Ma è che non mi sono meravigliato, perché conosco la profonda cultura di Luciano, insomma. Non è soltanto un eccezionale professore di diritto amministrativo, ma è una persona che, oltre ad avere una cultura profonda, conosce l'istituzione, ha lavorato dentro. E poi c'è un suo libro, Sindaci e miti, del 1993, in cui sulle elezioni dirette dei sindaci entra con molta fantasia e con molta efficacia a descrivere le fatiche di Sisifo, di un sindaco cui una comunità intera si ferisce attraverso l'elezione diretta e che lui è soltanto lui e tutti il resto non contano. E ho letto questo libro, ovviamente con molto interesse, anche attentamente, perché è impegnativo. E darei 3 suggerimenti, insomma, se mi è consentito. Un primo è quello di leggerlo e continuare a leggerlo senza stancarsi, perché è ricco di dettagli, di particolari, è molto attento, è molto puntiglioso, è frutto di una ricerca approfondita, di anni, non certo dell'ultimo anno. Però nello stesso tempo la descrizione è bella, è leggera, è interessante, è attraente. E poi fare uno sforzo di vedere quei temi così importanti che riguardano la pubblica amministrazione, nello sguardo storico e nello sguardo anche riferito alle diversità territoriali del nostro paese. Ecco, esaminare questi temi cercando di raffrontarli con quelli attuali. Ci sono tutti, ci sono dei fenomeni dell'assismo, persino delle assenze, dei ritardi, dello spoil system. Visti con questo sguardo profondo di ricerca e di riferimento quindi a esempi di letteratura che sono così apparentemente staccati dal tema ma fortemente connessi, come diceva la professoressa, insomma, cioè il diavolo e l'acqua santa non sono contrapposti, a un certo punto si identificano come si congiungono. Guardare quindi questo libro da cui però alla fine c'è amarezza, perché c'è ancora, come dire, una rappresentazione di fondo che è reale, ma alla quale io ho cercato di reagire nella mia lunga esperienza della pubblica amministrazione italiana, cioè quella dell'immagine negativa della pubblica amministrazione, oggi ancora di più accentuata dai servizi giornalistici, dai mass media, dal mancato funzionamento di un sistema che invece oggi, qui oggi si chiede un grande sforzo, insomma, in un momento così grave di crisi. Personalmente ritengo che è molto difficile entrare in questo tema, perché la pubblica amministrazione non è un fatto, come dire, unitario, presenta molte diversità, è molto complesso, dipende dai vari settori, dalle varie organizzazioni, dai vari interventi, persino dai vari territori, dai vari climi, dalla classe politica più o meno capace. Io ho avuto esperienze di dirigente nella regione Abruzzo, ma anche di vice segretario generale della regione Veneto. I riferimenti erano profondamente diversi, non soltanto a livello di classe politica, ma anche alla storia di certi territori, alle tradizioni. Per esempio, che posso dire, la puntualità nella regione Veneto era un fatto scontato, perché forse proveniva dall'impero austro-ungarico, non lo so, però era proprio connaturale. E così via, tante altre differenze, basti pensare alla scuola, basti pensare all'ordinamento militare, basti pensare al comune, ai ministeri per esempio. 10 anni di direttore generale della programmazione nel Ministero dei Trasporti,
piano generale di trasporti pronto, approfondito, studiato. 60 persone che con me, divise, organizzate in settore, approfondivano tutte le tematiche sul territorio. Beh, ho avuto 10 ministri in 10 anni, ognuno dei quali aveva paura di questo strumento. E mi dicevano, poi continua a studiare, bello, però io sono venuto qui, non so che bisogna, ho 3-4 cose qui pensare. E quindi proprio la difficoltà di, come dire, cercare di innovare in contesti che sono ancora molto chiusi, soprattutto quello a livello centrale, soprattutto a livello centrale, che ancora oggi risente molto di una tradizione che è basata sul potere. Sul potere, il direttore generale, a me che venivo, io che venivo da un'esperienza di regioni e di enti locali, faceva molta impressione essere in una stanza del direttore generale che aveva dei requisiti per legge oggettivi, cioè un tavolo più grande degli altri, le pareti con più quadri, eccetera. E con una porta chiusa elettricamente che si apriva soltanto sul mio comando, per esempio, sentivo male, isolato. E gran parte di questa situazione è rimasta ferma nei ministeri. Diverso invece nell'amministrazione locale, dove ci sono esempi molteplici di buon funzionamento, di capacità. Concludo secondo questa mia impressione dicendo che, ecco, che il libro di Mandelli suscita come riflessioni in questo campo. Ognuno secondo la propria visione che ha della pubblica amministrazione. Chiaro, io ho una visione proprio interna dovuta alla mia esperienza, però la mia impressione è questa, che in un momento in cui c'è questa versione partita forte verso la politica, giustificata, la versione partita che in fondo hanno, come dire, invaso le istituzioni, sono entrate nelle istituzioni, allora si corre questo pericolo che la avversione verso la politica, verso i partiti, verso i nostri rappresentanti si trasformi in avversione verso l'istituzione. E questo è un ordinamento democratico di una gravità eccezionale. Cioè, nel momento in cui un comune non funziona, noi perdiamo, come dire, la concezione che il comune ci appartiene, che siamo parte anche noi del comune, perché vediamo questi rappresentanti politici che entrano ad amministrare che magari non sono capaci. Quindi c'è un grande recupero da fare sul piano culturale, e questa opera è giovane, e poi formare una pubblica amministrazione moderna. Questo è un tema molto grave, perché sia la scuola, sia l'università, sia le scuole di formazione non fanno nulla in questo campo, e si investe pochissimo sulla formazione e sulla ricerca nella pubblica amministrazione. Un grazie comunque a Luciano Mandelli per questo bel lavoro. Io non ho letto il libro di Luciano Mandelli perché casualmente, passando per Fumberto, ho visto che c'era la presentazione del libro di Luciano Mandelli, Vecchi rapporti, da decenni ormai, essendo lui a Bologna e io a Parma, in condizione di autonomia e non di sudditanza tra Parma e Bologna, lo ricordavamo poco fa. E quindi, però, conoscendo Luciano Mandelli, sapendone sia la sua profonda conoscenza della pubblica amministrazione, non solo, ma di amministratore, al di là del fatto di essere poi professore di diritto amministrativo, quindi ha scritto non da poco, certamente in ordine alle tematiche che sono state qui accennate, e io non posso che anch'io invitare prima di tutto me stesso a leggere il libro di e poi naturalmente a invitare tutti, perché sono sicuro, sono certo, non è una professione di fede, ma è la conoscenza personale dell'autore, la capacità, la competenza e la passione civile che lo anima certamente a rendere il libro stimolante. Non vado oltre perché il tempo è quello che è. Ho preso la parola semplicemente, non solo trovandomi qui e sapendo che di vedere, di conoscere, di rivedere Luciano Mandelli dopo tanto tempo, e di vedere anche poi chi sta riprendendo con la rinnovata passione civile, che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa Luciano D'Alfonso qui, chiedo scusa ai colleghi professori se non mi riferisco alla loro attività, ma alle personalità che per molti aspetti dominano questo incontro. Allora, una domanda, più che la domanda, qui non si è tanto parlato, ma la professoressa Luciano.
libro di Luciano Mandelli di quello che ho voluto dire, il discorso è stato posto su un tema che interessa anche me. Interessa anche me, essendo cultore di diritto costituzionale, e quindi la pubblica amministrazione, anzi le pubbliche amministrazioni, perché la nostra Costituzione contiene qualche norma diretta, specifica, dedicata alla pubblica amministrazione e dice qualcosa che non ha trovato effettività. I pubblici impiegati sono al servizio della nazione, da noi invece si è visto che sono al servizio di questo o di quel partito, di questo o di quella forza politica. Non può essere questo. E allora noi dobbiamo ritornare alla Costituzione per cercare di dar vita ad uno Stato che sia stato strumento al servizio della persona. Noi continuiamo ad essere sudditi. Era la concezione, non richiamo qui i diritti riflessi eccetera, che avremmo dovuto studiare a suo tempo, ma di tutta una serie di impostazioni tipica, o quanto ci diceva Vacchelli su uno studio importante, diritto amministrativo di fine dell'altro secolo, e cioè era normale la pubblica amministrazione in una posizione di preeminenza, e poi c'erano naturalmente quelli che erano ritenuti cittadini formalmente, ma in realtà erano sudditi. Noi abbiamo una Costituzione che ha capovolto questa impostazione, e cioè che al centro c'è la persona umana, che al centro c'è il cittadino, o meglio, dico ancora la persona, perché tutti coloro che sono in territorio, ovviamente dall'avere lo status di cittadino, ha gli stessi diritti per molti aspetti del cittadino, e allora cercare di realizzare questo disegno di uno Stato che sia strumento al servizio della persona, lasciando stare le antiche impostazioni, destra-sinistra. Bisogna entrare in una logica diversa. Chi realizza questi obiettivi merita, credo, il consenso dei cittadini. Che lo realizza, nella volta successiva non lo si vota. La classe dirigente che abbiamo, l'abbiamo voluto noi, nel senso che sono i cittadini che votano. È inutile dire poi che la classe politica, la dirigenza, la fragilità sono dettate da tutta una serie di situazioni che non è più il caso di richiamare. Io chiudo dicendo che evidentemente il discorso che è stato avviato in particolare, e non mi meraviglio, da Luciano D'Alfonso, proseguito dall'amico Colle Vecchio sui problemi che sono della pubblica amministrazione, della posizione in cui chi opera nella pubblica amministrazione viene considerato dall'esterno. Il burocrate, guai, tutto contro la burocrazia. Luciano D'Alfonso ha fatto richiamo a Miglio, sono delle pagine interessantissime. In quel volume pubblicato in occasione del 1960, insomma, sulla unificazione amministrativa, pagine indimenticabili di Miglio e di Feliciano Benvenuti, devo dire, ancora per molti aspetti più interessante, ma non è che qui, e qui sì, è stato posto l'accento su quello che era stato veramente la pubblica amministrazione, che ha sempre operato al servizio del principe, e non cercando di portare avanti quello che deve essere, che la nostra Costituzione con parola semplice dice: i pubblici uffici sono organizzati sotto disposizione di legge, i pubblici impiegati sono al servizio della nazione, e quindi di tutti. L'abbiamo realizzato, sta a noi la responsabilità di tutti, a cominciare dalle università, a cominciare dalla scuola, a cominciare dalla classe dirigente. Ci siamo trovati in una situazione di enorme difficoltà, ci troviamo in una situazione di enorme difficoltà, quindi bisogna uscire. E si può uscire a cosa? Attraverso un processo di formazione. Qui il ruolo rilevante della scuola e dell'università, nel periodo della società della conoscenza, la scuola, l'università, le istituzioni educative hanno ancora da svolgere un ruolo a cui più importante del passato. Chiedo scusa a Luciano Mandelli se non mi occupo del libro, ma credo delle problematiche di cui lui si è occupato, come ho sentito dire da coloro che mi hanno preceduto. Grazie. Questo è un
aiuta almeno a sentire. Allora, innanzitutto premetto che non ho letto il libro, perché è ovvio, sono venuto qua anche per questo, perché ma lo leggerai, però lo leggerò volentieri. Allora, innanzitutto io sono pubblico dipendente, vincitore di 2 concorsi, una volta di 23 anni e una volta di 26 anni. Non ho usufruito di leggi speciali, né sono stato nominato in giudizio persone. Quindi ho vissuto in una cittadina del nord per diversi anni, sono trovato in Abruzzo perché mi ero poi a Abruzzetto, ho potuto anche fare l'affronto poi tra amministrazioni statali del nord, amministrazioni statali poi del centro-sud, di come si ragiona e come si lavora. Mi ha sovieticato molto Luciano D'Alfonso quando parlavo del civil servante, delle varie personalità che hanno dato lustro magari alla pubblica amministrazione, per cui mi fa piacere che hanno nominato il prefetto Mosca, che io ho conosciuto perché è stato il direttore della scuola del Ministero dell'Interno. Quindi però volevo anche porre l'accento, ecco, il libro esce in un momento dove la considerazione dei pubblici dipendenti è, penso, ai minimi storici, no? Parlava prima il professor Collevecchio proprio del discorso dei pubblici dipendenti, no? Che praticamente i mass media, la stampa e quant'altro sparano continuamente con questa visione negativa della pubblica amministrazione. Allora, oltre a quello che diceva Luciano D'Alfonso, mi riallaccio per citare anche esempi di buona amministrazione, perché la pubblica amministrazione non è tutta da buttare. Tenete conto che voi sapete meglio di me che io penso sicuramente fino al 2017, ma fino al 2020, dal 2009, un arco di 10 anni, i pubblici dipendenti non vedranno aumenti.